Ad Alba, in occasione della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco, la società bocciofila albese ha organizzato la tradizionale gara bocciofila, diventata ormai gara internazionale, valida come sesta edizione del trofeo Granaglia, il campionissimo di tutti i tempi. Quindi diamo la parola a Ezio Ugetti, che ci farà poi un commento sportivo delle fasi salienti di questo incontro. Ricordiamo un attimo il campionissimo di tutti i tempi, un palmarès incredibile, 13 volte campioni del mondo, 12 titoli europei, 46 italiani, per ben 103 volte ha vestito la maglia azzurra. A questa edizione 2016 hanno partecipato 102 formazioni. Nel 2014 e nel 2015 la vittoria dell'ambito trofeo è finita nelle mani della Perosina. Nel 2014 schierava Collette, Longo, Suine, Nari, nel 2015 ancora Collette, Longo, Nari e Melignano. E quindi vediamo quali sono le squadre che si sono qualificate per questa semifinale. Si affrontano in semifinale la BRB, che schiera Ballabene Carlo, Grosso, De Regis e Olivero, che si incontra con il Rosta, che schiera Brero, Manolino, Pautassi e Scassa. L'altra semifinale vede in campo la Genolese con Allasia, Cravero, Migliore e Ballario contro il Mondo V, che schiera Levrati, Massa, Gastaldi e Sacco. E allora passiamo ai primi verdetti di queste semifinali. La prima semifinale è stata vinta dalla BRB, che schierava Ballabene Carlo, Grosso, De Regibus e Olivero, che per 13-4 ha battuto il Rosto, che schierava Brero, Manolino, Pautassi e Scassa. Mentre adesso è in corso la seconda semifinale, ormai agli ultimi minuti di gioco. Sul risultato di 10-4 per la Genolese vediamo Massa, Atos all'accosto, boccia lunga. Ancora il Mondovì all'accosto, Levrati un ottimo accosto, manda alla bocciata la Genolese. Ancora Genolese all'accosto, volta bocciata positiva, però finisce l'incontro a favore del Genolese per 10-4. E siamo quindi alla preparazione del terreno di gioco per la fase finale di questo torneo. Chi è arrivato in finale? In finale vedremo la BRB, che ripetiamo ancora una volta schiera Ballabene Carlo, Grosso, De Regibus e Olivero, contro la Genolese con schiera Allasia, Cravero, Migliore e Ballario. La BRB di Ivrea e la Genolese sono appena scese in campo per disputarsi questa finale, quindi seguiamo le fasi iniziali dove già si vedono delle bellissime giocate. Ugetti, cosa sta succedendo? La prima giocata, che è già una giocata un po' a rischio per la Genolese, perché ha fallito un paio di bocciate, ha fallito il pallino, quindi difficoltà iniziali subito per la squadra. Giuseppe Cravero all'accosto, poi su il punto e ancora Grosso della BRB alla bocciata. Grosso in bocciata,
la BRB. Fallisce la bocciata. Punto del Genola in terra. La volta di Carlo Ballabene. Carlo Ballabene, che sicuramente è uno dei più forti giocatori al mondo. Lui in bocciata. Fallisce anche lui la bocciata. Una mano che si presentava morbida e adesso si sta facendo equilibrata. Ripete la bocciata Carlo Ballabene, accompagnato da De Regibus, una formazione sicuramente una delle più forti, diciamo che sono i campioni d'Italia in quadra, campioni d'Italia di società. Ancora Carlo Ballabene. Non sbaglia questa volta la bocciata. Punto in terra di De Regibus. Che davvero per la genolese all'accosto. Ancora un ottimo accosto e questa volta è alla bocciata Fabrizio De Regibus. De Regibus in preparazione, e parte Fabrizio e colpisce anche De Regibus. Migliore all'accosto. Punto di Migliore, che quindi dà una mano che sembrava disastrosa. Tocca ancora a Fabrizio De Regibus per la BRB alla bocciata nel far suo il punto in terra. Ecco Fabrizio De Regibus, colpisce ancora, sempre grande Fabrizio De Regibus, che sopperisce in questa mano alla mancanza di due bocciate di Carlo Ballabene grosso. Classica posizione per l'accosto per Fabrizio De Regibus. Ne sono due i punti in terra. Ancora Fabrizio De Regibus all'accosto. Vediamo la sua boccia. Tre punti in terra, due bocce in mano ancora per Carlo Ballabene. Mano che potrebbe essere determinante ai fini dell'incontro. Carlo Ballabene all'accosto.
Abbiamo una poggia in accosto di Carlo Balabene. Passa e sono 4 i punti in terra, con la possibilità di aggiungere ancora un punto e di portarsi sul 10-1. Quando manca meno di un'ora alla fine dell'incontro. Carlo Balabene nel suo ultimo accosto. Accosto ancora decisivo e determinante. 5 punti in terra, 10-1 per la BRB. Sul 10-1 per la BRB, la genovese tenta la bocciata da salvezza sul pallino, non riesce, toccano la mano, quindi finisce l'incontro. GSR BRB si aggiudica l'incontro contro la genovese per 13-1, si aggiudica il sesto trofeo Umberto Granaglia. Un incontro quindi che si è giocato alla fine nelle ultime due mani. C'è stata una mano sfavorevole per i ragazzi del genovese, il punteggio è volato 10-1 e non c'è stato scampo. Cercato ancora Migliore, ma si è visto che Migliore non si è tenuta la boccia sul pallino, ha bocciato e hanno fallito 4 bocciate, quindi toccato la mano, quindi vittoria meritata del BRB di Carlo Balabene, De Regibus, Grosso e Oliviero per questo sesto trofeo di Umberto Granaglia. E a questo punto diamo l'appuntamento alla seconda parte con le interviste ai vincitori e le premiazioni.